Allora, buon pomeriggio a tutti. Come vedete, io non posso mai mancare col mio caffè pomeridiano. E volevo dare una bella notizia per quanto mi riguarda, ma una brutta notizia purtroppo per il sindaco. Perché oggi è uscito sul giornale, il sindaco di Napoli è ufficialmente indagato, ragazzi. Quindi dico, qualcuno dice: che significa? Significa che, siccome noi siamo stati attaccati dal sindaco di Napoli e chiamati in tutti i generi, una delle ultime cose, il matrimonio della camorra, come se noi eravamo dei camorristi, ma a quanto pare io e mia moglie siamo due persone pulite e il sindaco di Napoli è indagato. Dico, guardate la vita com'è brutta e come si gira al contrario per questo tipo di persone. Quindi dico io, signor sindaco, dico prima di attaccare gli altri, che ognuno di noi si guardasse il proprio, voglio dire, il proprio, ognuno di noi ha questi scheletri nell'armadio. Il mio armadio è bello pulito e chi... Il dubbio che mi sorge adesso è l'appello che voglio fare, la Clemente, Borrelli, tutti quelli che hanno preso le difese del sindaco. Dico, adesso se siete delle persone coerenti, giustamente, perché voi vi spacciate per essere quelli coerenti con la vita e con tutto quello che riguarda, voglio dire, la magistratura, la legge, voi siete sempre persone per bene e pulite. Dico, adesso siete sempre il lato del sindaco, o per come sia, per come è giusto, dico, che come sia la vita, vi schierate contro il sindaco e pubblicamente ammettete che un sindaco indagato deve dimettersi. Perché l'idea è proprio questa. Dato che la signora Clemente e Emilio Borrelli hanno detto sempre che loro sono per, soprattutto Emilio Borrelli che si vende, voglio dire, questa immagine contro la camorra, contro tutte le cose, voglio dire.